Marco, abbiamo notizie, diciamo che domani va a fare un'altra visita, domani o dopodomani c'è un'altra risonanza. È andato a Roma, ha fatto una visita e quindi sembra, da quello che poi il dottore saprà dirmi domani, dalle notizie che mi sono giunte oggi, sembra che il crociato non sia stato toccato e quindi è stabile, il ginocchio è stabile. Sì. Sì, sospetta distrazione, quindi i tempi saranno all'incirca un mese per vederlo in campo. Sì, no, bella, come quando respiri l'aria del campo, dell'erba, è sempre qualcosa di positivo, qualcosa che ti piace, ti appassiona. È il nostro sì, lavoro, ma è anche il nostro hobby, passione, tutto c'è nel calcio. E qui soprattutto abbiamo ritrovato la famiglia, la nostra famiglia, la famiglia del Pescara. Stare lontano dalle famiglie, no? Come metafora, è uguale come la famiglia naturale, quindi stare lontano dalla famiglia ti pesa e a noi ha pesato molto stare lontani e adesso ecco, siamo felici di esserci ricompattati tutti quanti. Beh, per la squadra forte può essere sicuramente un vantaggio perché spesso le squadre, no? Soprattutto con le squadre dove fanno del tifo l'arma in più possono perdere quel valore aggiunto, no? E quindi per le grandi squadre, quelle squadre più strutturate che giocano per vincere, secondo me sono più avvantaggiate e quindi anche saranno avvantaggiate le squadre che hanno sicuramente lavorato meglio in questo periodo, che hanno lavorato anche in maniera personali, giocatori, tutti coloro che hanno lavorato in maniera personale e fatto un lavoro discreto e buono avranno i vantaggi. Quindi io mi aspetto un campionato con tanti gol, queste 10 partite dove ecco, spero ci siano tanti gol perché il calcio comunque è sempre uno spettacolo e soprattutto difficoltà nel reggere no, i 90 minuti perché poi durare 90 minuti, 3 partite a settimana o hai una rosa che puoi farla girare e quindi gestire le forze e le energie, oppure diventa un po' complicato. Ecco, quella difficoltà, la dobbiamo mettere in conto. Non credo che, per esempio, in questo periodo serve caricare molto, ma serve gestire, quello che abbiamo fatto in queste 3 settimane, ma andando sul ritmo, andando molto su situazioni di gioco, raggiungendo una percentuale, un minutaggio di alta intensità maggiore possibile. Quella sarà la mia prerogativa e soprattutto cercare di utilizzare tutti i giocatori della rosa, perché saranno fondamentali tutti. Abbiamo 27-28 giocatori e spero di recuperarli tutti perché tutti giocheranno, tutti avranno occasione di mettersi in mostra. Noi dobbiamo agire in funzione degli obiettivi che abbiamo davanti. L'obiettivo è Juve Stabia e dobbiamo vincere quella partita lì. E ovviamente poi c'è un avversario e noi prepariamo tutte le partite per vincere. E lo sport è fatto di competizione e vince spesso chi sta meglio e chi fa le scelte migliori. Noi ci prepareremo al top, questo posso assicurarlo. Poi il calcio, ecco, è bello perché non puoi mai sapere come va a finire.